di Tullio Nesler Lauro. Buonasera a tutti, benvenuti su Penna Arruffato, il format per gli scrittori che amano la critica costruttiva. Se volete arruffarvi le penne siete nel posto giusto. Noi siamo Davide Di Tullio, Luca Nesler e Andrea Lauro. Rimanete con noi anche in questa meravigliosa puntata numero 7, come gli anni di Cristo. Cosa fate conto di fare? Che non ho capito, che stiamo trasmettendo, stiamo registrando. Io sono più cattivo no, di Lauro. No, non vuoi far partire la camomilla? Dai! Questa è la considerazione che hai tu in casa come scrittore, come conduttore radio telefonico. Classico esempio di abuso contro gli scrittori. Avete capito? E intanto sotto sta andando il microonde. Stasera parleremo di archetipi narrativi. Cosa sono? Vorremmo avere certo uno studio. Sì. Stasera parliamo di archetipi narrativi, cosa sono e quanto sono utilizzati nello storytelling contemporaneo, dalla cinematografia alla narrativa. Gli spuntini narrativi di Luca Nesler, brani selezionati tecnicamente eccepibili per farci divertire un pochettino. E visto che parliamo di archetipi, il secondo libro di Stuart Tarton è Come costruire l'archetipo dell'eroe. Beh, insomma, abbiamo detto le anticipazioni, ma vediamo di avere un po' di feedback dalla puntata scorsa. Ah, giusto, innanzitutto, bravo. La mia amica Elisa, a proposito di semantica sbagliata, anziché dire appassionato filatelico, una sua amica ha detto appassionato sifilitico. È una vera passione questa che mi ha portato alla sifilide, ma insomma andare giù al porto a parlare di Franco Bolli, quasi quasi preferivo la gonorrea, però mi accontento. Vi ricordate la puntata scorsa? Aspetta, Davide... che... Senti come ride Davide! Oh, finalmente! Vi ricordate la puntata scorsa? Davide ha registrato la sua amata consorte e il finale era... Grazie al formaggio non rompere la minchia! E tra l'altro glielo stanno dicendo per strada, adesso quando lo incontro glielo dico. Esatto! Abbiamo creato un movimento, sentite! Davide, grazie al formaggio e non scassarmi la minchia! Ne abbiamo ancora una, Mauro Lenzi con la sua consorte. Sì, vabbè, adesso però ti aiuto, però ti fai il colazione, ma mi devo guardare quel pirla di Lauro. No, voglio guardarmi là. E tu vai a lavorare, io mi mando Lauro. È inutile, Lauro comandano spascia loro. Sai cosa mi ha detto Monica? Perché la mattina alzavo e ascoltavo i messaggi. Ma Luca Nesler non vive con noi, non c'è una colazione. Era infastidita dal fatto che la tua voce riecheggia tutto il tempo in casa. Ecco perché ogni volta che mi vede mi guarda in cagnesco. Tu dovevi risponderle, è proprio per questo che lo ascolto di continuo. Vogliamo dire invece come mia moglie riesce a sabotarmi nell'attività scrittoria, visto che mi odia per lo stesso motivo. Vai, ci interessa questa cosa. Il posto dove scrivo soprattutto è la cucina, ok? Quindi cerco di tenerla un po' ordinata perché mi dà fastidio cominciare a scrivere e avere tutta la roba. Io vorrei una tua foto tra le tazze che scrivi. E mi fa, vorrei comprarmi una friggitrice ad aria. Immagino che sia grossa come una friggitrice. Nella nostra cucina, che è grossa come il gabinetto di un hobbit, non ci sta di sicuro. E secondo voi cosa ha fatto? L'ha comprata! E dove l'ha messa? La si vede? Questa bella cosa qui? Ce l'ho anch'io questa, Mi dite dove cazzo la metto? Appoggiala dove era prima. Appoggiala lì, ci sta, guarda lì, c'è posto. Sembra un diffusore per ambiente, guardalo. È solo che è gigante. Per ambienti belli grandi però. È un ambientone. Tu vuoi lamentarti con me che scrivo nello sgabuzzino, seduto per terra? Raccontaci di questi, come si chiamano? Archetipi. Archetipi. Io ho proposto l'argomento degli archetipi perché per caso ho ripreso un vecchio libro. È Pinocchio. Tale Carlo Lorenzini, detto Collodi. Cioè, la storia di Pinocchio la conoscono tutti, no? Ufficialmente scritto per bambini, venne pubblicato a puntate su un periodico mensile dell'epoca. Sembra che lui abbia cominciato a scrivere questo libro per pagarsi i debiti di gioco. Quindi, diciamo, non esattamente una vita condotta all'insegna della morigeratezza. A me la cosa che sorprende è che per pagarsi i debiti di gioco scriva un libro. Cioè, erano proprio altri tempi. Ma in realtà ha senso scrivere per pagare i debiti di gioco, così se vengono gli spezzapollici gli dici
Mi serve per battere gli spazi. Bravo Andrea. È l'unica cosa che schiacci col pollice. Conoscendo un po' il personaggio di Colloni, non mi stupirebbe se il libro avesse in realtà una doppia lettura. Al di là di quello, diciamo, della superficie, il senso di questa storia è qualcosa di un po' più recondito, un po' più profondo. Dai, ma diceli questi retroscena che a me mi stuzzicano. Lui utilizzava molto la scrittura in maniera molto sottile, ironizzava sulla società dell'epoca. Scrivere di un burattino che diventa un bravo bambino è un po' quasi raccontare la storia di una tragedia, perché in realtà il burattino è un essere vivente e si fa trascinare dal suo edonismo, quindi uno che si gode la vita e sacrifica tutto quello che ha per diventare un bravo bambino, quindi uno che rispetta le leggi. Io sapevo quella della fatina turchina che gli si non dirla sul... ma dai, non si può dire non si può dire quella. E poi gli dice di una bugia bastardo. Non la puoi raccontare. Scusate, stavo dicendo tutta una roba seriosa. A me è venuta a pensare. Stavo tirando un po' sull'audience, se no ce la facevamo. Ma stiamo parlando di archetipi o no? Archetipi, dove stiamo parlando di Pinocchio, dai, porca miseria. È uscito 100 anni fa, lo conosciamo, va bene. Laura è quello dei libri moderni. Dopo arriverà anche la sua rubrica col libro uscito l'altro ieri, che l'ha letto solo lui e che sarà una merda come al solito. Però io mi aggancio a quello che dice Laura, perché ho capito dove ci vuole condurre e lo seguo volentieri. Allora, la bellezza di questo libro in realtà è proprio l'uso, diciamo, disinvolto degli archetipi di cui parliamo. Oh, che cosa sono gli archetipi? Allora, come definire gli archetipi? Allora, la parola archetipo se leggiamo lo Zanichelli, archetipo significa, guardate che io oggi ho un sacco di spuntini, lasciatemi un po' di spazio. Perdo 4 ore a tagliare Di Tullio che parla, dai. Allora, cosa sono gli archetipi? Jung aveva teorizzato che esistono nella psicologia umana degli elementi psicologici comuni a tutte le culture, si ritrovano anche nelle storie, potremmo definirle come unità di senso. Sono gli elementi cellulari del senso di una storia, i ruoli precisi dei personaggi all'interno di una storia e le funzioni che hanno all'interno di questa storia. Bravo, le funzioni, questo... le funzioni l'ho capito, perfetto. Il resto è buio, ma le funzioni l'ho capito. Il resto era lì... Però... No, io ero proprio concentrato a cercare di capire, ma visto che sono un po' lento. Per esempio, l'eroe è un archetipo. Oh. Il mentore è un archetipo. Mi piaceva il mentore. Mi sai fare un esempio di un mentore nella cinematografia? Il primo film Gandalf! Ho vinto io, Dio mano! Di Tullio ti ho battuto, cazzo! Sì, ma ce ne sono a bizzecco, per esempio, uno molto bene... Silente! Albus, silente! 2-0 per me! C'è un libro molto consigliato quando si parte con lo studio della scrittura, che è appunto... Il viaggio dell'eroe di Chris Vogler. Che parla effettivamente di tutti questi archetipi, quindi questi personaggi funzionali all'interno di una storia, che in un modo o nell'altro ritornano anche se un po' mischiati a volte tra di loro. Che hanno delle funzioni specifiche nella storia. È un libro che suscita un po' di diciamo, reazioni contrastanti. Spesso citato dai cineasti come punto di riferimento per chi vuole scrivere sceneggiature. Alla seconda rilettura l'ho apprezzato di più. Io ho cominciato a leggere Vogler, sono arrivato a pagina 70-80, mi sono reso conto che era un lungo elenco di personaggi che alla fine comunque ci arrivavi. Il fatto è che la cosa interessante, se pensate a Jung, al fatto che lui tiri in mezzo Jung, in realtà gli archetipi non ci scappi. È questo il punto, no? Fa parte di noi, quindi bene o male, qualunque cosa noi diciamo, qualunque personaggio noi raccontiamo, ci sta dentro un archetipo. Io citerei la scena meravigliosa, bellissima e spettacolare del film Conan e Barbaro, in cui Conan è appeso a un albero, mangiato dagli uccelli, e vede da lontano il suo amico, l'arciere, che corre e lo sta venendo a salvare, e lui si fa una risata e sviene. Quella scena è memorabile, e quella è il classico esempio di personaggio alleato che aiuta l'eroe a raggiungere il suo obiettivo, senza il quale l'eroe, malgrado la sua potenza, la sua forza, la sua intelligenza, non riuscirebbe mai a raggiungere l'obiettivo. E gli tira su anche il morale e gli fa, lo fa Madonna contento, ragazzi, gli fa fare una risata prima di schioppare. Poi cos'altro abbiamo? Dammi un'altra. Sempre in Conan il Barbaro, questo film cult. Almeno Conan il Barbaro ti è piaciuto, giusto? Meraviglioso, Fa schifo. No, è bellissimo. Il mago che poi lo resuscita, lui che figura è? Il mago
comunque è un mix, è un po' mentore, è un po' alleato. Abbiamo capito che c'è l'antagonista, ombra, l'alleato, il mentore, c'è qualcun altro oppure no? L'imbroglione mi piace a me. Il gatto e la volpe, per esempio, sono gli imbroglioni. È una questione di funzione. A seconda della funzione che interpretano all'interno della storia, cambiano il loro archetipo. Mi stai dicendo quindi che, ad esempio, anche il cattivo di Conan il Barbaro, James Earl Jones, Re Geoffrey Joffer, esatto. lui è sempre stato il cattivone, ma verso la fine pone a Conan la questione, guarda che tu sei diventato così grazie a me, e lo tenta a passare dalla sua parte. In realtà non è più un nemico, ma diventa qualcos'altro, diventa una sorta di mentore praticamente. Esatto, assume quasi i connotati di una figura paterna. Quando gli dice che la carne è più forte dell'acciaio, facendo lanciare una sua adepta e uccidendola, e in quella situazione lì lo sta fortificando, le sta dicendo guarda che io sei diventato così grazie a me, no? È la rabbia che ti ha fatto diventare così l'uomo forte che sei. E in quella situazione lì quasi si empatizza per questo cattivo dei super cattivi. Si contamina con quello di quello che potrebbe essere un mentore, o comunque un personaggio quasi positivo. Però io sono molto contento di essere riuscito a far passare Davide dal raccontare Pinocchio a raccontare Conan il Barbaro. Grazie. Volete gli spuntini nella Ratanzi? Allora, so oggi che ti hai preparato qualcosa di particolare. Vi ho preparato qualcosa di particolare. Perché? Perché alla ricerca di spuntini narrativi, perché voi dovete sapere che si pescano così tra le pagine dei romanzi, quasi a caso, ho trovato una scena lunga 2 pagine molto concitata di una battaglia. All'interno di questa scena, che devo dire non era malaccio, c'erano dei punti che stridevano. Allora io vi ho raccolto questi punti qua, ok? Allora, siamo appunto in una battaglia, no? Un altro, raggiunto da un'infilata di quadrelli, rovinò nell'acqua lurida di un canale. Un terzo allargò le braccia mentre il petto gli si riempiva di dardi. Vabbè, somiglianti a tanti spilli infernali. Cos'è uno spillo infernale? Cosa cazzo vuol dire? Somiglianti a spilli. Cioè, somiglianti a spilli. Mi vengono in mente gli spilli, quelli con le capocchie rotonde rosse. A me viene in mente Hellraiser, sapete quello qui? Hellraiser, bravo. Ma porca puttana, non è che potete, scusate le parolacce, non è che potete dire... somiglianti a che cosa? Una cosa che so, così fai la similitudine, così io capisco meglio che io non ho mai visto un quadrello a uno spillo infernale, hai presente? No, non ho mai visto lo spillo infernale. Comunque, immaginate questo personaggio, un'altra cosa che passa in sordina rispetto agli spilli infernali, ma immaginate un terzo allargò le braccia mentre il petto si riempiva di dardi, cioè arrivano i dardi e cosa fa? A me! Ma perché apre le braccia? Se tu ricevi qualcosa, un pugno in pancia, una schicchera, ti chiudi. Non è che apri le braccia e ne ricevi altri. Allora, come se non bastasse, Davide si ritrovò a indietreggiare fino a quando non si vide il passo bloccato dai cavalli stramazzati, dagli uomini feriti urlanti, dai cadaveri e poi dagli stendardi perduti e le gualdrappe lacere. È tutto una catastrofe, lui sta andando indietro, a un certo punto fa... Guarda! Puff. Oppure è tutto stratificato, lui dice... Ma sono in questo ordine o sono mischiati? Ma vedo che notate la bellezza di questa lista. Però ascoltate bene, in un'unica... confusa congerie impedivano di rientrare verso la linea di difesa. Ok, fermiamoci un attimo. Cosa cazzo è una congerie? Sarà francese congerie. Bravo, no, è una congerie. Io sono andato sul dizionario a cercarlo e vuol dire mucchio confuso, insieme confuso. Okay? Allora era davvero un mucchio, una catasta di roba, no? di stendardi. Congerie vuol dire mucchio confuso e qui è una confusa congerie. Quindi se lo traduco è un confuso mucchio confuso. Nessuno conosce la meravigliosa parola che stai usando, autore. Questo non significa che puoi usarla a cazzo come ti pare e fare una ridondanza del genere. Impedivano di rientrare verso la linea di difesa. Ma esisteva ancora? Davide ne dubitava mentre i dardi gli fischiavano attorno. Ma allora, scusami, ma chi la fa questa domanda? E a chi? Cioè c'è qualcuno che dice, ma esisteva ancora la linea di difesa? Davide ne dubitava. Cioè Davide sta rispondendo, capito? Come nelle scene di Pippo, no? Quando si fermano a parlare a Pippo, Pippo si guarda in camera e fa... Esatto. È quasi una rottura della quarta parete. Ma esisteva ancora? Davide ne dubitava. Andiamo avanti. Adesso abbiamo una bella lista di fatiche, ok? Quanto può essere faticosa una fatica? Si ritrovò coperto di fango e terra in fondo all'avvallamento. Con una fatica immensa riuscì a mettersi
carponi. Ok, fa un'immensa fatica. Le braccia gli tremavano per lo sforzo sovrumano. Prima era immensa, adesso è sovrumano. Si può fare di più? Per lo sforzo sovrumano vuol dire superiore all'umano, va bene? Quindi già mi vibrano le vibrisse. Quindi abbiamo la fatica immensa e lo sforzo sovrumano. Si può fare di più? Con uno sforzo infinito! Rientrò! Col segno matematico dell'infinito, così. Uno sforzo infinito. Ragazzi, non scrivete uno sforzo infinito, porca miseria. Con lo sforzo asintotico. Vide un fante bolzanino. Ho cambiato, vi ricordate? Vide un fante bolzanino con un monchino rosso che eruttava sangue a fontana. E quel tintino. Ma sembra uno spettacolo pirotecnico. Esatto. Doveva essere stato lui, ma non ebbe tempo di pensare. Come non ebbe tempo di pensare? L'ha appena pensato, cazzo. Scena molto simile. Non era semplice raccapezzarsi in quella confusione, ma ci provò. Bravo, si può dire che è stato un bello sforzo, bravo. Perché non era semplice. Complimenti. Ma l'autore ti paga per questo line editing? Io credo di no. Io credo che l'autore, anzi, se potesse pagare qualcun altro per picchiarmi, lo farebbe. È un attore italiano, molto, molto famoso. Ma nell'insieme non è male. Nell'insieme la scena non è malata. Cari editori, io mi dissocio da quello che sta dicendo Luca. Io rido per cortesia, ma quando verrò a vostra porta a bussare e elemosinare di prendermi nella vostra scuderia, ricordatevi che io scuderia. Lauro mi ha passato questi brani e mi ha chiesto di farlo. Scusate, mi ha pagato per questo. Lauro è notoriamente un po' pavido. Questi discorsi li fa spesso e volentieri. Questa la taglierà. Siccome lui l'ha detto al taglio, lui taglia, esatto. C'è quello che vuole lui. Lui decide che cosa vogliamo dire. Se non sentite queste parole, le ha levate. Le urla gli percossero come martelli pulsanti le orecchie. Fermiamoci un attimo. Cosa vuol dire le urla gli percossero? Ok, le urla percuotono il timpano, va bene. Ma i martelli pulsanti, chi cazzo li ha mai visti? Quella, sono i martelli di... Pum, 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 pum. È un cartone animato. Gli uomini strisciavano a terra, due punti. Parevano vermi nel disperato tentativo di sottrarsi a quell'inferno. Allora, io lo so che tu pensi di aver scritto una cosa bellissima, dove struggente, ma se io immagino gli uomini che strisciano come vermi, me li immagino, sai, strisciati a pancia sotto, che fanno floppu, 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 floppu. Che brutta immagine. Ma cazzo, non è una metafora che funziona, lo capisci? Cioè, questo si gira e vede un sacco di uomini che fanno... Dai, che Laura non vedo l'ora di dire le sue cazzate, dai. Hai ragione. Poi rimane, poi è triste. Allora, adesso arrivo. Ditemi che cosa capite se vi leggo questo. Poi dal fianco destro, coperto di fango e sangue, vide spuntare un soldato. Esatto. Quale fianco destro era coperto di fango e sangue? E da perché un soldato esce da un fianco destro coperto di fango e sangue? Io me lo immagino che spunto come non lo so, un fungo dal terreno così. Allora, ci sono nemici ovunque. Dal mio fianco destro coperto di sangue e sangue escono i soldati. Quando si dice quindi che hai coltivato una serpe in seno, intendi davvero che c'hai una serpe sotto il seno? No, è un soldato in quel caso, esatto. Un soldato che esce dal fianco coperto di sangue e sangue. Questa roba qua è pubblicata a livello nazionale da un grossissimo editore. Vaffanculo, sistemate le ste cose. Cioè, non si scrive così, no? Salve, sono Luca Nesler, ho un romanzo storico da proporvi. Mi interessa? Fuori, brutto stronzo! Sta facendo terra bruciata. È così che andrà, è così che andrà. No, ma io so che Lauro mi vuole bene e poi taglia le cose giuste e io faccio comunque una bella figura. Leggete responsabilmente per far scrivere responsabilmente. Pretendete qualità quando leggete. E soprattutto, non mettete sempre 5 stelline quando i libri fanno schifo. Mettete anche 4 stelline. Non dico che dovete mettere 2 stelline, ma nemmeno 5. Cerchiamo di essere responsabili con queste stelle maledette. Fenomeno degli scrittori che hanno solo 5 stelline. Com'è possibile? È un miracolo? Cioè, non gli amici e la famiglia. No, certo. Diamine. Bisogna essere onesti nelle valutazioni. No, sembra 5 stelline. Libro bellissimo, 5 stelline. Ma... qua. Responsabilizziamoci qua. Anche nell'età delle stelline, perché sennò esatto. La mengo, finisce. Aiutatelo! Tuonò, piantando i piedi nelle staffe e alzandosi in tutta la sua altezza. È un cliché letterario del cazzo che non vuol dire niente, ma lo usano abitualmente. Quando faccio line editing mi piace sempre scherzare e dire in tutta l'altezza di sua o di quell'altro suo amico. Esatto, di quell'altezza parliamo, perché ci sono cose molto alte in questo mondo. Ok, ha finito. Questo era tutto tratto da un unico romanzo.
romanzo, tutto wow, nato da una wow. scena. Che bailamma che hai tirato fuori. Per finire, mi sono dato questa regola morale: non posso finire senza citare la mia autrice preferita. Ok, quindi adesso vi do questo spuntino che mi piace un sacco, vi piacerà. Visto che abbiamo parlato di battaglie, di cose, questo è di cavalli. Siamo in una situazione dove ci sono degli uomini, due uomini diversi. Uno è cavalca dietro, l'altro cavalca davanti, ok? A quello dietro viene in mente che deve dire una cosa a quello davanti, ok? Allora, che cosa fa? Uno degli uomini spronò la cavalcatura e si affiancò per poterlo guardare. Lauron rimise al passo la propria bestia. Cioè, uno accelera, l'altro rallenta. Che cazzo? Perché? Perché fate così? Cioè, capito che uno rallenta, l'altro l'ha passato via, l'ha fatto correre. Ma quell'altro non gli voleva parlare, e allora rallenta. Cioè, vai avanti. L'altro rallenta, l'altro riparte. Ecco, questo era perché ci tengo, perché questo è un capolavoro di spuntini. Ad ogni pagina ce ne sono a centinaia, decine, non esageriamo, decine. È il momento di Andrea Lauro. Guarda com'è felice, finalmente è il suo momento, guarda, dove finalmente non si taglierà nulla. Ha dovuto aspettare un'ora intera per poter fare questa cosa. Ringraziamo sempre Fabio Salerno per i suoi contributi audio. Abbiamo chiesto che ci registri anche quello che ci ha consigliato Maurizio Ferrero, uno show virulento. Bene, allora il contenuto di stasera in realtà l'ho cambiato in corso d'opera. Ho saputo, avevo preparato un altro contenuto, ho saputo che la tematica erano gli archetipi, perché il consiglio d'amministrazione di Penna Arruffati mi manda la lettera per raccomandata il martedì. Perché lui non partecipa, Laura non partecipa, lui per caso scopre che il programma parla di questo argomento. E viene fuori questa congerie, mi piace congerie. Penna Arruffati, una congerie di scrittori. Ma c'è anche questa, Fabio, dai. Vi ho portato un autore che effettivamente ho già ampiamente trattato nella nostra seconda puntata, Stuart Tarton. Vi dicevo che l'altra volta avevamo parlato di Le sette morti di Evelyn Hardcastle, che mi era piaciuto molto e che consigliavo. A questo giro parliamo di Il diavolo e l'acqua scura, il suo secondo romanzo, è uscito in realtà l'anno scorso. Ma tu continui a leggere, vabbè, mi sorprendo sempre dalla tua velocità di lettura. Ma era quello delle iperbole meravigliose, vero? Bravissimo. Se vi siete persi quella puntata, la metto in descrizione. Questo libro qua è del 2020, quindi è uscito l'anno scorso. E allora, innanzitutto devo dire che le iperboli in questo libro qua non ci sono, quindi ha imparato. Bravo Stuart, ma soprattutto ha visto la nostra trasmissione, questo mi sembra esatto. evidente. Ha visto esatto. la nostra trasmissione, ha capito che non si deve fare e ha migliorato questo aspetto. Per contro ne ha peggiorati molti altri, quindi mentre il primo ve lo consigliavo, il secondo no. non ve lo consiglio. Cioè, Lauro che sconsiglia un libro, ragazzi, vuol dire che è pesante. Questa è la vera notizia del programma. C'era il problema di questo fratello maggiore che mi era piaciuto molto, che prendeva già dalle prime pagine e caspita, questo qua invece è lento a partire, è lento. Poi, anziché utilizzare la prima persona, utilizza la terza. Con la terza è più facile, se non lo si padroneggia, sbagliare il punto di vista. Quindi sei su un personaggio, ne passa un altro e ti aggancia l'altro personaggio. Il lettore è un attimo disorientato, cosa che con la prima persona capita. È più difficile perché sei sempre sì. tu. Sì, è impossibile praticamente con la prima. Quindi ha sistemato i problemi del primo libro, però ne ha portati dentro altri. E allora, secondo me, pecca in questa seconda opera. Vabbè, hai capito. Mamma mia, vabbè. Proviamo a citare un paio di problemi, giusto così per. Dai, sono tutto ringalluzzito. Mi piacciono queste cose. Io, l'altro sospetto che ho che lui effettivamente guardi le nostre puntate. Lui? È che... Allora, Nesler, senti questa, senti la partenza di questa frase e vai. Dimmi se non è vero che lui ascolta le nostre puntate. Vai. Prese una penna da un calamaio e cominciò a scribacchiare una serie di numeri no. incomprensibili su un pezzo di pergamena. Ok, okay, bravo. E l'altro gli fa: che cos'è? Chiese il mercenario. Un conto. Per il barile. Quale barile? Il barile di birra che avete aperto sul molo. Quindi lui si fa risarcire un barile di birra che è stato perso sul molo da questo altro personaggio. Ma la cosa che mi fa un attimo riflettere è scribacchiare una serie di numeri su un pezzo di pergamena. Ora, un barile quanto può costare secondo voi? Che anche faccia allora, come... il coperchio costa 5 fiorini.
C'erano tre cerchi. Il primo cerchio costava, il secondo cerchio, fai lo scontrino, ma c'era un prezzo solo. Bravo, che abbia fatto anche il preconto e poi il totale, quanti serie di numeri vuoi scrivere? Ti faccio la tara perché il vuoto era rendere. Questo era uno dei tanti, adesso ne ho un altro, vi faccio un piccolo giochetto e poi passiamo al problema vero e proprio. Però Andrea Lauro, lo sai che tu mi stai facendo concorrenza con gli spuntini narrativi con queste cose? Ma mi piace, te lo lascio fare, bravo. Grazie. Sei una promessa degli spuntini narrativi. Grazie. Allora, adesso vi dico la frase, il giochetto è: avete 5 secondi per dirmi se lui è insicuro o è sicuro. Ok, continui. Vai. Le parole di Arendt non tradivano minimamente la sua insicurezza. Aspetta. È insicuro? Sì, sì, è insicuro. Ce l'ho fatta. Uff. Il verbo tradire mi ha aiutato a raccapezzarmi. Che modo avete del capito, cazzo come... di descrivere. Ma sì, ma perché usare questa frase così? Non tradivano minimamente la sua insicurezza. Arriviamo al nocciolo della questione, perché io mi sono detto: c'è qualcosa in questo romanzo che non mi convince, non mi convince, non mi convince. Quando ho sentito la tematica di Penne Ruffato ho detto: ma certo, è la costruzione dell'eroe. Allora arriviamo all'archetipo dell'eroe che ha costruito Stuart Tarton in questo romanzo, che parla di gente che sale su una nave. C'è una coppia di investigatori, ma uno di questi due investigatori, che era quello più sgamato, lo Sherlock Holmes della situazione, è messo nella prigione della nave, e quindi rimane l'altro, il nostro Watson, che deve risolvere il mistero. Ragionando progressivamente, l'autore dice: va bene, costruiamo il personaggio in modo che sia l'eroe, e che sostanzialmente cos'è che dovrebbe fare l'eroe per agguantare il lettore? Qual è la modalità per poter agganciare il lettore e farlo empatizzare con il protagonista, con l'eroe? Dunque, l'eroe dovrebbe crescere durante la storia, seguitemi. Il lettore dovrebbe sentire una debolezza intrinseca del personaggio. Perché capisce quale sarà la sua evoluzione. Esatto. Se il personaggio riuscirà a superare questa sua debolezza, riuscirà ad ottenere il risultato, ok? E si trasformerà effettivamente in un eroe. Questo trasmette al lettore l'idea che, ragazzi, rilassatevi, tutti possiamo cambiare, c'è solo da migliorare e viva la vita. Esatto, perché se c'è un mistero su questa nave, a meno che l'autore non sia un demente, sappiamo che alla fine l'eroe riuscirà a risolvere il mistero, ma non è se lo risolve o no, è come lo risolve. Come questa cosa impatta su di lui. Bravo Lauro. Abbiamo già intuito da quello che vi ho detto qual è il difetto fatale del personaggio che vi ho descritto. Il fatto che lui di solito ha lo Sherlock Holmes della situazione lì a portata di mano, e invece a sto giro deve riuscire a credere in se stesso e farcela da solo. Lui non è convinto di riuscire a risolvere il problema. È carina questa cosa, a me mi intriga, non è male, è carina sta cosa, è quindi una buona idea. L'incidente scatenante in questo caso è il fatto che il suo collega venga imprigionato. Sì, e che c'è di mezzo comunque una maledizione su questa barca, c'è un demone, non si sa chi è questo demone, ci metti dentro anche un po' di credenze popolari e quant'altro, fai un bel mix. Non è un fantasy. Non è un fantasy. Ok. È intrigante, detta così devo dire che l'idea non è male, è intrigante. Benissimo, dov'è che cade Stuart Tarton? È nella costruzione dell'eroe. Quali sono le caratteristiche che dà questo eroe? È logico pensare che più il lettore vede che l'eroe è in difficoltà per una serie di difetti che ha di partenza, fisici, psicologici, di background, più farà fatica ad arrivare alla soluzione di questo mistero che sicuramente andrà a risolvere. Ci siamo? Ok, certo, okay. Evviva. Okay. Sì, perfetto. Perfetto. Il personaggio si chiama Arendt. Arendt era alto il doppio della maggior parte degli uomini di Batavia e largo una volta e mezzo. Quindi è un Madonna, bestione. Che è un armadio. È un bestione. Scusami, però, ragazzi, è veramente... wow. Allora, questo succede a pagina 13. Vi do l'escalation delle pagine. Pagina grazie. 13 vi dà questa descrizione. Quindi è un personaggio grosso, ti viene da pensare... Se è un personaggio grosso, bravo, su una barca potrebbe essere goffo, potrebbe far fatica a muoversi negli ambienti. Sono preparatissimo. Pagina 79. Prima di diventare la guardia del corpo di Sammy, Sherlock, Arendt era stato un mercenario per 18 anni. All'epoca il suo unico interesse erano le sciabole. Ah,
Quindi qua abbiamo un guerriero. Come Watson, guerriero. Anche Watson era un soldato. Esatto, esatto. Poi è mercenario e in effetti al pubblico di oggi i mercenari piacciono perché comunque hanno dentro quello sporco, quell'essere legato ai soldi, potrebbe andar bene. Ambiguità morale. E poi su questa nave ci sono un sacco di pirati che sono comunque tutti per la loro, con un passato tenebroso, non vogliono parlare. Le indagini saranno sempre più difficili. Cosa fa Stuart Tarton? Comincia a farsi gli sgambetti da solo. Si scopre che Arendt, che è un mercenario, che è grande e grosso, è il figlioccio di uno molto ricco. E quello molto ricco è il governatore della compagnia navale che è sulla barca. E gli dice, vai pure a interrogare, di che ti mando io. E se non parlano, che li fustigo tutti. Ah, funzione facile. Ma dai, scusa, nepotismo, ma che cazzo è? È il raccomandato della nave. È il raccomandato. Doveva farlo prima comunque, prima di arrivare a pagina 76. La fiducia che il governatore riponeva in lui era assoluta, come lo era sempre stata. Da ragazzino gli aveva insegnato l'arte della scherma facendolo combattere contro uomini adulti. Prima uno, poi due, poi tre o quattro, fino a che la servitù non aveva cominciato a interrompere le proprie faccende per guardarlo esercitarsi. Quindi comincia a stare sulle palle, perché è uno raccomandato e uccide tutti. Lui, se prende in mano la spada, uccide tutti. Okay? Capite che adesso il risultato finale comincia a essere più alla portata, non è più così difficile arrivare lì. No, male che vada, ci sarà sempre il papino, no? Ti viene a pensare, beh, allora anch'io, scusa. Esatto. Allora dici, vabbè, allora è un mercenario, sa usare bene la spada, almeno non è istruito, giusto? Almeno sarà uno un po' zotico che è un po' ritardato, magari. Al MIT di Boston laureato. Pagina 107. Da adolescente, quando il tintinnio dell'abaco aveva preso il posto del clangore delle spade, il governatore aveva convinto quell'altro a mandare Arendt a negoziare contratti con mercanti talmente astuti che se il ragazzo non avesse fatto attenzione gli avrebbero portato via le mani dal braccio. Ma dai, ma viene fuori che in realtà il migliore è lui. Quello in carcere non serviva una sega. Lui c'ha le conoscenze, i soldi, l'abilità mercenaria e pure l'astuzia. Ma bastava che si comprasse tutti sulla nave. Sa fare tutto. Ti stai facendo un po' l'immagine di quando Neo deve rientrare in Matrix per le scene finali, però lui deve andare a affrontare le macchine, ok? E gli chiede, ti serve qualcosa? E lui fa, armi, tante armi. Arrivano tutte queste armi e si carica l'arsenale, no? Sta caricando il personaggio di una serie di cose sovrumane che è difficile da portare avanti, no? Dopo, però io vorrei che facessimo un distinguo. In Matrix il cambiamento del personaggio è molto chiaro e evidente. Neo diventa quello che dovrebbe diventare dopo la sua insicurezza iniziale, funziona. Matrix ci è piaciuto tanto per quello. Qua invece no. Infatti. Qua invece il personaggio è l'arsenale. Oh. Cioè queste cose sono pregresse in lui. Non è che le ottiene attraverso la storia, no? Esatto. E questo è il problema. Però, qual è il suo rapporto col mentore, il suo mentore che è imprigionato, eccetera, eccetera? Allora, ci sono dei momenti della giornata in cui lui riesce a parlare con questo suo mentore, no? Andrà a trovarlo in prigione. Sì, riescono anche a uscire sul ponte a tarda notte per una concessione speciale del governatore, di cui lui è un po' tastro, tutto un magna magna. Il mentore gli chiede, hai parlato con i suoi amici? Ci ho provato, ma è come cercare di aprire trappole a mani nude, di qualcosa di difficile effettivamente. Allora tu ti aspetti che il mentore, uno Sherlock Holmes, dica qualcosa che gli sbroglia la situazione, tipo non so, guarda che le trappole in realtà hanno sempre un modo per uscirne, cose del genere, no? Cosa gli risponde il mentore? Allora prova con più convinzione. Oh mio Dio! Grazie maestà, meraviglioso. Io lo capisco anche il mentore. Ragazzo, c'hai praticamente tutto dalla vita. Ma infatti, ma che cazzo vuoi? Io sono in carcere, che esco per parlare con te, faccio finta di volerti parlare solo per prendere aria, ma vai a cagare. Sai cos'è la cosa che mi conturba? Uno non è che deve aver studiato sceneggiatura, libri, manuali, per capire che la scelta peggiore da fare è questa. Aspetta, ma che non è finita. Voi pensate che le qualità di questo uomo siano finite? Spero bene. No, a pagina 123 si capisce anche che piace alle donne. C'è questa tal tizia che contemplò il mercenario con gli occhi che le brillavano. No, ma speravo di fare la sua conoscenza, disse con un mezzo inchino. Le storie non esagerano riguardo alla vostra stazza, vero tenente? È come se Dio nel crearvi si fosse dimenticato di fermarsi.
Che cazzata! Ma che... Come ma è una sorta... Junior? Quattro... Un grande Smalstuck. Pagina 138. Arendt, avete presente il bestione di 140 kg grosso come non so che roba? Stava suonando il violino alla luce di una candela fissata a un barile. Teneva gli occhi chiusi e le sue grandi dita si muovevano agili sulle corde. Capirai. C'è un dito che probabilmente quando tocca il violino chiude tutte le corde insieme, però è fantastico. Andiamo avanti. Mi dirà che starà replicando una versione in miniatura della Pietà di Michelangelo con un pezzo di legno. Esatto. Ci siamo quasi. Quando penso perché faccio queste cose. A pagina dopo la tizia gli dice: suonate molto bene. E lui: è la sola cosa utile che ho portato a casa dalla guerra. Beh, questo è un'eccellente ricetta per i funghi trifolati. Oh. Quindi sa anche ma insomma, che ma... uomo è odioso. Posso è odioso. Dire una cosa? Io credo che abbiano messo in galera quello sbagliato. Beh, potremmo aver finito, giusto? Invece a pagina 158 Arendt confessa una cosa al suo mentore. Ogni 20 mio pagine nonno... circa. Proprio così. Mio nonno era Casper van der Berg. E l'altro: sei un van der Berg? I van der Berg sono la famiglia più ricca delle province. Non ci sorprende, testa di cazzo. E a noi poveri bifolchi che quando andiamo a fare la benzina guardiamo con avidità dentro il portafoglio del benzinaio pieno di banconote, ci dice questo, perché tu dici: allora era ricco ma non è più lì, quindi vuol dire che se n'è andato, facciamo almeno che lui ci abbia questa cosa che è non riesce ad accettare la... anche bravo bravo, ha perso tutti potrebbe i soldi essere... E invece la spiegazione è questa: Arendt voleva di più e poi ho finito. Avendo voltato le spalle al potere e alla ricchezza, era immune al loro fascino. E aveva cercato un luogo dove invece fosse importante l'onore, dove la forza venisse usata per proteggere i deboli e i troni non passassero automaticamente da un folle all'altro. E tu ad Arendt gli fai: Arendt, alza un attimo il gomito. Vai. E poi mi sono trovato su questa bagnarola a risolvere casi di omicidio. Quindi, morale della favola. È un pelino cliché questo personaggio. È una merda sto personaggio. Quindi, il lettore che idea si fa? A parte che odia il protagonista, ma a parte quello, si fa l'idea che, ok, se non risolvi il mistero, sei pure idiota. Ce le hai tutte, voglio dire, no? No, ma poi, veramente, questa idea di far mettere in carcere il suo mentore è assolutamente superflua. Immagino questo mentore tra le sbarre che dai consigli. Copriti la sera che fa freddo, ma che qui è umido, ti prendi un raffreddore e non riesci più ad andare avanti col caso. Esatto. Che brutta cosa. Certo che se devi fare questa recensione di questo libro l'hai distrutto completamente. Ragazzi, è inoppugnabile. Leggete l'altro, esatto, che gli è piaciuto a Lauro. Questo non è piaciuto neanche a Lauro, voglio dire. Quello che ha creato il vuoto per metterci le cose che vuoi tu. Proprio io. Bene, ho finito la mia trattazione. Oh Gesù, beh grazie Andrea, è stato bello. Va questa bene. Volta è stato veramente interessante. Ci vediamo alla prossima puntata, grazie per essere stati con noi su Penne Arruffate, il format per gli scrittori che amano la critica costruttiva. Speriamo di avervi arruffato le penne anche stasera. E mi raccomando ragazzi, scrivete responsabilmente, ma soprattutto leggete responsabilmente. Mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al canale, ma l'avete già fatto. Ciao a tutti, grazie infinite e alla prossima. Ciao. Ciao.